In occasione della 12ª edizione di Giochi senza barriere a Teramo, l'assessore regionale Pietro Quaresimale ha annunciato che per la prima volta in Abruzzo si svolgeranno gli stati generali delle politiche sociali. Un importante evento che vedrà la partecipazione di grandi esperti e rappresentanti dei vari ambiti operativi che si confronteranno sulle attività sociali e sulle strategie future, dall'inclusione sociale al supporto psicologico, dal contrasto alla povertà all'analisi di tutte le vulnerabilità e la pianificazione di attività e modelli organizzativi. Sono felice di questa manifestazione che finalmente, nonostante gli ostacoli meteorologici, si è riuscita a fare, un'iniziativa che si ripete negli anni, una giornata di festa per tutti e la dimostrazione come si possono rimuovere gli ostacoli, avvicinare le persone più fragili della società e includerli nel mondo, nella vita, affinché tutti possano avere pari dignità. Lo dicevo prima nel mio intervento, quest'anno faremo gli stati generali delle politiche sociali, ancora non fissiamo la data, si faranno in Abruzzo per la prima volta e la sede sarà a Teramo. Saranno giornate importanti, vediamo il numero delle giornate, stiamo organizzando il tutto, la macchina è partita, vogliamo dare un segnale importante, come regione stiamo lavorando sulla disabilità, sul terzo settore, sui problemi sociali, perché nessuno deve rimanere indietro nella regione Abruzzo. Da questo punto di vista abbiamo fatto il nuovo piano sociale, abbiamo triplicato i fondi, vogliamo dare risposte a quelle persone che hanno avuto ulteriori difficoltà anche a seguito della pandemia e della guerra in corso e come regione vogliamo fare la nostra parte. La data non è ancora stata annunciata, ma con ogni probabilità l'evento si svolgerà tra pochi mesi. L'assessore alle politiche sociali della Regione Abruzzo ha voluto anche fare il punto sul lavoro svolto. Nessuno deve rimanere indietro, abbiamo previsto tante misure, voglio ricordare l'ultimo bando sui caregiver, quelle persone che assistono i minori con disabilità gravissime che perdono il lavoro e gli daremo incontro con un contributo, ma anche la vita indipendente, cercando di formarli, di renderli autonomi, includendoli nel mondo del lavoro e soprattutto stiamo puntando sul dopo di noi, ovvero come risolvere le problematiche di quelle persone in difficoltà quando vengono meno le persone care.